Parliamo con il professor Matteo Saudino, insegnante di filosofia e di storia in un liceo torinese, precisamente al liceo Giordano Bruno. Matteo Saudino è diventato molto noto in questi ultimi anni o ultimi mesi in particolare, sia per il suo canale YouTube, dove raccoglie molte lezioni di filosofia fatte con linguaggio e con stile divulgativo, ma che comunque sono di grande che possono essere di grande interesse sia per gli addetti ai lavori, ma anche per gli studenti o anche soltanto per chi ha piacere, ha desiderio di saperne qualche cosa di più. Ultimamente ha pubblicato anche un libro molto curioso che si intitola La filosofia non è una barba, dove racconta non la vita di un certo numero di filosofi, 15 mi pare per la precisione, ma racconta la loro morte. E quindi insomma, è una lettura dei filosofi fatta da un'altra angolatura rispetto a quella a cui siamo abituati. Però Matteo Saudino, oltre appunto ad essere un filosofo e un insegnante di filosofia, ha fatto anche molte esperienze in un ambito molto particolare, che è quello del fare filosofia con i bambini. Ecco, di questo vogliamo parlare con lui. Ma che cosa vuol dire fare filosofia con i bambini? Come si fa a parlare di Aristotele o di San Tommaso ai bambini? Fare filosofia con i bambini e con le bambine significa in realtà andare al cuore pulsante della filosofia stessa. Infatti, i bambini e le bambine sono animali filosofici perché si pongono delle domande e la domanda è ciò attorno a cui ruota la filosofia. Dunque, i bambini naturalmente si pongono delle domande, le bambine naturalmente si pongono delle domande in quanto incuriositi e incuriosite dai fatti del mondo. E di fronte alle meraviglie, alle inquietudini, come ci dice il grande Aristotele, del mondo, della realtà, della natura, del cielo, degli animali, degli uomini, sorgono quesiti, sorgono domande. E i bambini e le bambine queste domande le portano molto alla luce. I bambini sono anche grandi osservatori. Come ci dice Pitagora, la filosofia è osservazione, grande capacità di osservazione. E chi meglio dei bambini sa osservare la realtà? I bambini sono osservatori pazzeschi, notano ogni piccola cosa, ogni piccolo dettaglio. Dunque i bambini hanno al contempo la domanda e l'osservazione. Fare filosofia con i bambini significa proprio sviluppare queste due prospettive. Abbiamo capito che appunto fare filosofia con i bambini non vuol dire appunto fare la storia della filosofia, ci mancherebbe. Però allora facci un esempio concreto, cioè di cosa si può parlare, cosa si può fare con i bambini. Facci un esempio concreto anche ripreso dalla tua esperienza. Certamente, fare filosofia con i bambini significa costruire una dimensione di laboratorio filosofico. Significa appunto non studiare le tappe della filosofia, studiare le vite, le opere, il pensiero dei filosofi, ma significa costruire uno spazio, un luogo di filosofia intorno alle domande. Che cos'è la giustizia? Cos'è la libertà? Che cos'è il bene, il male? Che cos'è la responsabilità? Che cos'è la morte? Esiste Dio? I bambini queste domande si pongono. E dunque fare filosofia significa costruire un laboratorio attorno al quale c'è una domanda. Questa domanda la sviluppiamo però attraverso tutta una serie di micro, macro attività o individuali o collettive dei ragazzi. I ragazzi e le ragazze, almeno i bambini e le bambine, sanno benissimo che la giustizia o l'ingiustizia fanno parte delle loro vite. Tant'è che la parola non è giusto, non è giusto, è una delle parole più usate dai bambini. E allora si parte da lì. Che cosa è giusto per te? E allora cominciare ad elencare cose giuste, ad esempio, e cosa sono le cose non giuste per te nella tua vita, a scuola, nel tuo quartiere, nella tua città, ovviamente inizialmente senza filtri, non volendo già stabilire quali siano le risposte giuste o quali siano le risposte che meritano di essere poi dopo ascoltate e valorizzate. Bisogna lasciare ai ragazzi la libertà, ai bambini e alle bambine la libertà di dire che cosa per essi è la giustizia. Una volta raccolte, si può cominciare a fare una sorta di classifica. Cosa è più grave come ingiustizia di quelle cose che hai indicato?
e votane, scegliene, e dunque li fai già votare, li porti a lavorare sul tema della scelta. Dunque tu hai analizzato la tua vita e portato alla luce cose giuste o ingiuste, se lavori al contrario. Dopodiché cosa fai? Le fai classificare, le fai ordinare, dunque stai sviluppando un pensiero astratto, ma al contempo un pensiero che si cala in un contesto più che mai reale. A quel punto puoi far votare poi alla classe, qual è la cosa più ingiusta o giusta. Puoi far immaginare ai ragazzi cosa sia una città giusta, come te l'immagini la tua città giusta, come ti immagini il tuo paese giusto. E ancora, lì puoi inserire delle piccole letture. Ad esempio in classe avevo fatto leggere l'Anello di Gige, il mito di Platone. Se fossi invisibile, cosa faresti? E parlando dal mito ci accorgiamo che ad esempio l'essere invisibile potrebbe essere una tentazione a comportarsi male e a comportarsi in maniera ingiusta. Dunque la giustizia è comportarsi bene anche quando non sei visto da nessuno e non soltanto quando sei minacciato da un professore, da un prete, da un vigile urbano, dalla legge. Ma la giustizia ha a che fare con, ovviamente, il rispetto della legge in un caso, ma anche con il rispetto di un'altra legge, che è la tua legge di responsabilità, di moralità, direbbe Kant. Oppure puoi fare disegnare emozioni, puoi fare disegnare valori, puoi portare i ragazzi a confrontarsi su cosa sia, ad esempio, la libertà. I bambini, da cosa può essere la libertà? Ti possono costruire poi un percorso, no, che ti porterà a dire: allora la libertà non è fare tutto quello che uno vuole fare, ma la libertà implica responsabilità. Il laboratorio di filosofia con i bambini di fatto porta i bambini a riflettere sul mondo in cui vivono, su se stessi. Dunque è veramente metaformativo. Tutto questo è molto bello, molto interessante, molto anche entusiasmante. Ma dal punto di vista della formazione complessiva del ragazzo, a che cosa serve fare filosofia già da piccoli? Fare filosofia con i bambini e le bambine è più che mai utile, perché li educa, li abitua a problematizzare, li aiuta a dialogare con se stessi e con gli altri, li aiuta al confronto, li aiuta a relativizzare i punti di vista, ma al contempo a scegliere dentro la relatività dei punti di vista quelli che possono essere più utili, più giusti, più consoni da perseguire o da non invece perseguire. L'utilità della filosofia per i bambini, con i bambini, nei bambini, consiste nell'abituare anche i bambini ad argomentare le loro risposte. A scuola c'è bisogno di argomentazione, c'è bisogno di esercitare il pensiero critico. La competenza da esercitare sempre è il pensiero critico e l'argomentazione. Pensiero critico, sapere audio, avere il coraggio di conoscere, il coraggio di pensare, ma al contempo argomentare poi quello che si conosce, quello che si sceglie. Altrimenti noi non abbiamo una scuola di allievi, di studenti, studentesse che crescono, ma una scuola di replicanti, una scuola di zombie o di esecutori. La scuola non deve costruire esecutori, ma deve costruire cittadini. La filosofia è una palestra di cittadinanza. Ma mi pare che questa ultima affermazione sia particolarmente significativa, particolarmente interessante. Cioè la filosofia come palestra di cittadinanza anche per i più piccoli. E quindi possiamo concludere dicendo che la filosofia può servire anche a costruire, a far venire fuori dalla scuola ragazzi e ragazze più consapevoli, più attenti, più responsabili, quindi in definitiva più cittadini. La scuola deve sempre essere un equilibrio tra lo studio, tra l'acquisizione di contenuti che vanno appunto insegnati e trasmessi e l'acquisizione di competenze, l'ho detto, ma tra le competenze principali vi è l'arte del ragionare, perché l'arte del ragionare ti permette di fatto di essere più libero, perché ti permette di conoscere meglio la realtà, e quando uno conosce meglio la realtà la sa attraversare meglio, la sa vivere meglio e sa anche eventualmente cambiarla, così come avere una testa ben fatta, ci direbbe Morin, avere una testa critica che funziona bene ci permette chiaramente di decodificare meglio la complessità. Grazie a Matteo Saudino.